Tornata nella terra natia dopo aver lasciato un prestigioso lavoro nella capitale, Emilia Blasi cominciò a sperimentare l'agricoltura organica e rigenerativa in un appezzamento di terra. Non una famiglia di imprenditori agricoli la sua, ma un padre operaio contadino che curava il terreno ereditato. Dinanzi a quella terra, lontana dal traffico cittadino, dove si gode dello spettacolo della natura e si respirano calma e serenità, Emilia ci ha intravisto un sogno, cibo sano alla portata di tutti. Così la sua esperienza è al centro di un progetto di ricerca universitaria di campionamento delle piante. Quanto le tecniche di agricoltura organica portino vantaggi. Ad oggi le analisi hanno accertato in 2 anni l'aumento di più di 0,5 punto percentuale di sostanza organica e il sogno continua, rendendo quello spazio di natura incontaminata aperto a tutti. Le attività che vogliamo mettere in pratica sono rivolte direttamente alla comunità. Il raggiungimento dei nostri obiettivi ci permetterà di essere un esempio in questo territorio, ma un esempio replicabile e virtuoso di come è possibile creare un nuovo modello agronomico. Da qui nasce il progetto di crowdfunding per l'acquisto di un'attrezzatura ecosostenibile, per lo svolgimento di corsi di formazione, l'acquisto del materiale didattico, panche, tavoli in legno, un'area giochi, l'attrezzatura per l'area didattica di piantumazione, semina e gestione dell'orto, perché questo posto sia fruibile per bambini, famiglie e accessibile ai diversamente abili. La comunità è collegata strettamente a quelle che sono le nostre produzioni, perché solo attraverso la creazione di una rete, di una filiera, che riusciremo a portare sulle nostre tavole del cibo sano e alla portata di tutti, che è un nostro valore fondante.